Buon pomeriggio da Piazza Affari. Il prezzo del gas naturale non è un problema solo per importazioni e stoccaggi. Le forti impennate dei mesi scorsi pesano anche sul sistema italiano della distribuzione, soprattutto nel suo ultimo miglio, quella galassia di società che gestiscono concretamente la fornitura agli utenti finali. Vediamo perché nella scheda di Nicoletta Vismara. Piccolo non sempre è bello. Per le utilities piccole e medie la guerra del gas si sta rivelando un accaporetto. Spuntate come funghi negli ultimi decenni, spesso nate dalle ex municipalizzate, sono molto legate ai territori, con poche migliaia di clienti ciascuna. Per loro i prezzi stellari raggiunti dal gas non sono più sostenibili. Secondo Utilitalia, la Federazione delle Imprese Energetiche e Ambientali, delle 120 aziende che si occupano di elettricità e gas, una settantina è a rischio fallimento. La quasi totalità di queste è riuscita ad accaparrarsi solo il 5-10% delle forniture di metano rispetto allo scorso anno, altre proprio nulla. Il 1 ottobre è iniziato l'anno termico, il momento cioè in cui l'autorità stabilisce i prezzi del gas per i 12 mesi successivi. Il caos è totale. I big che alimentano il mercato nazionale hanno spesso bloccato i nuovi contratti per il timore che chi acquista non possa pagare. Così i piccoli rischiano di restare senza materia prima o, se riescono a comperarla, di non poter onorare i contratti. Lo spettro è quanto già avvenuto nel Regno Unito, dove da agosto ad oggi sono fallite 12 società energetiche, lasciando a terra quasi 2 milioni di clienti. Noi ne parliamo oggi con Giordano Colarullo, il direttore generale di Utilitalia, che l'abbiamo detto è l'associazione di categoria che riunisce queste cosiddette utilities. Benvenuto a Piazza Affari, buongiorno. Salve, buongiorno. Colarullo, ci può prima di tutto spiegare come funziona questo sistema di distribuzione in Italia, come arriva il gas nelle nostre case? Sì, il gas in Italia è per la stragrande maggioranza importato, circa il 95%, e viene appunto, sono degli importatori che poi vendono dei grossisti e poi attraverso una rete prima del trasporto, quella gestita da Snam, e poi della distribuzione arriva fino alle case. In tutto questo abbiamo anche lo stoccaggio che arriva a poter mettere il circa 25% e rilasciare quando più serve, durante il periodo invernale tipicamente. Però sostanzialmente stragrande maggioranza parte dall'import e arriva fino alle case tramite le distribuzioni. I rivenditori comprano appunto dai grossisti per poi rivendere a noi utenze domestiche, piccole e medie imprese. Questo sistema però in questo momento si è un po' inceppato, possiamo dire. In quali passaggi e perché? Guardi, la cosa parte un po' da lontano, cioè nella ripresa post-pandemica, dove c'è un'accelerazione dell'economia nostra, italiana, come quella europea e ancor più dei paesi del Far East, quindi in particolare la Cina, con una grossa domanda per riattivare tutte quante la parte dell'offerta globale, intendo. Però poi chiaramente subentra, quindi già sotto pressione del livello di prezzi già nel 2021, la seconda parte, subentra la guerra che crea grandissima incertezza, in particolare sul gas russo, che rappresentava nel nostro portfolio complessivo circa il 40% del gas totalmente importato. È chiaro che oggi stiamo muovendo per ridisegnare quel portfolio, però chiaramente metteva a forte rischio e quindi l'incertezza ha creato un'ulteriore impennata sui prezzi a livello europeo, non solo italiano. E questo che effetto ha sulle società, sulle utilities e sugli utenti finali? Allora, sulle utilities ha al momento degli effetti devastanti da un punto di vista innanzitutto di cassa e la capacità di acquistare per i piccoli e medi. Sostanzialmente non hanno sufficiente capacità di dare le garanzie o hanno trovato delle difficoltà ed ora si trovano anche in difficoltà, pur avendo magari reperito le garanzie, di trovare proprio chi vende quel gas data l'incertezza complessiva. Le più grandi chiaramente sono in una posizione migliore proprio perché più capaci di muoversi sul mercato date le loro, lasciatemi dire, spalle più grandi, tuttavia anche qui cominciamo ad avere una crisi complessiva di liquidità nel sistema, quindi c'è un serio rischio e quindi un po' le imprese stanno come i cittadini rispetto a questa filiera, perché appunto il 95% viene importato, quindi sia insieme cittadini e imprese a cercare di superare questa fase acuta. Grazie a Giordano Colarullo. Andiamo ora a vedere cosa sta succedendo.